Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi vi parlo del banner. Vi parlo del banner, questo famosissimo banner di Cloud ed Aeris che è stato inserito per l'appunto grazie alla campagna dei 5 milioni di download. Quindi gli sviluppatori o comunque in questo caso i producer ci hanno voluto in un qualche modo omaggiare di questa cosa, dandoci un altro banner dopo il banner dell'evento ovviamente estivo che abbiamo già visto un pochettino così tutto sommato. Però anche su questo banner vi farò un video analisi dove vi dirò appunto quali armi secondo me conviene mettere nelle wishlist e ovviamente vi dirò se questo è un banner valido oppure no. Oggi invece parliamo di questo. Parliamo di questo, dove appunto abbiamo l'introduzione di un'altra arma per Cloud, ovvero la Maritime Sword, che sblocca l'attacco Sea Splitter, e invece la Sun Umbrella di Aeris, che ci permette di ottenere l'attacco Night Bloom. Come potete vedere abbiamo praticamente queste due armi che cosa riescono a fare. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa fanno queste armi. L'arma principale, ovvero la Maritime Sword, ha un 400% di danno fisico elementale acqua con range però single target, quindi diciamo un attacco diciamo abbastanza standard in tutto sommato. E questa è un'arma che in realtà non mi fa impazzire come sia come statistiche che come anche attacco. È buona come arma perché nelle Refined Abilities abbiamo appunto potenziamento d'attacco fisico e potenziamento d'acqua, quindi portare su quest'arma vi consentirà comunque di renderla forte ed è anche giusto così. Però quest'arma perché secondo me non è un granché? È buona se la vostra intenzione è quella di buildarvi un personaggio per fare danni a Ramu, perché Ramu come summon vi posso dire che è debole agli attacchi di tipo acqua. Però sinceramente parlando, per quanto riguarda le summon, per quanto riguarda tutto il discorso un po' più endgame, ci sarà tempo per farlo, quindi inutile secondo me rushare in fretta per ottenere comunque delle armi o comunque ottenere degli oggetti che vi consentino necessariamente di sbloccare tutto subito. Fate le cose piano piano, chi va piano va sano e va lontano, è una cosa che dico sempre, l'ho utilizzato come mantra personale su Opera Omnia e mi ha portato molto bene, quindi lo utilizzerò come mantra anche su Final Fantasy VII Ever Crisis. A differenza invece dell'arma di Aeris, che in questo caso viene rappresentata dalla Sun Umbrella, un'arma che sblocca l'attacco Night Bloom, dove effettuiamo il 340% di danno magico non elementale, ranged sempre ovviamente su single target, quindi attacco singolo, però questo attacco abbassa sia la difesa fisica che la difesa magica. Abbassa la difesa fisica e la difesa magica con una potenza low, quindi con una potenza bassa, ma che può come max power, come max potencies arrivare a mid. Vi basti sapere che comunque è una buona arma. Per quanto riguarda buff e debuff, come funzionano all'interno del gioco, non vi preoccupate perché c'è il video pronto e uscirà in settimana. Quindi vi spiegherò anche come funzionano i buff e i debuff all'interno del gioco, non vi preoccupate. Vi basta però semplicemente sapere che quest'arma è molto molto valida. Avere un personaggio come Aeris, definita come la migliore healer del gioco, che con un'arma secondaria può effettivamente dare anche dei debuff, dato che comunque gli attacchi di Aeris tramite le magie non sono fortissimi, anche se dipende ovviamente chi affrontate, potete comunque fare dei bei danni, soprattutto con le staffe AOE, perché giustamente Aeris ha ben tre staffe che fanno danni AOE, una di tipo ghiaccio, una di tipo tuono, una di tipo terra, e poi ne abbiamo un'altra ancora che fa danni AOE fisici addirittura. Quindi diciamo che in realtà Aeris se vuole fare danni li può fare, ma se utilizzate personaggi come Cloud, personaggi come Zac, che sono molto forti sia offensivamente dal punto di vista fisico che offensivamente parlando dal punto di vista magico, avere un'arma che debuffa difesa fisica e difesa magica vi darà una grande mano.
vi darà veramente una grande mano in generale, perché i buff e i debuff all'interno di sto gioco sembrano superficiali, ma vi posso garantire avere un ruolo ben predominante nelle battaglie. Quindi avere comunque un personaggio come Eris che riesce anche a debuffare, secondo me è una cosa ottima. Anche perché con il banner precedentemente di Tifa e Red, praticamente Tifa diventava una healer che diventava interessante, e dico diventava perché adesso è stata letteralmente scavalcata da Eris nuovamente, perché Tifa aveva già la possibilità di poter debuffare, ma con la sua limit. È vero che la sua limit si ricarica in fretta ed è molto rapida, ma in questo caso Eris debuffa con una skill, e ovviamente una skill si ricarica molto prima rispetto a una limit. Quindi diciamo che come utility Eris ritorna ad essere in cima alla lista. Tifa c'è stata per un po', anche se comunque, ripeto, per me Tifa è un ottimo personaggio, perché appunto ha la capacità di poter debuffare e poter effettuare comunque anche dei bei danni, dipende come viene buildata, ma in questo caso Eris decisamente ritorna ad essere la regina dei support, o comunque in generale la regina proprio dell'utility, inteso come unità del nostro gioco. Il banner di per sé, se consideriamo soltanto queste due armi, ovviamente non è un banner dove tu dici incredibile, ci spendo 277 milioni di gemme. Quindi è un banner comunque molto standard, molto interessante l'arma di Eris, però per chi magari già ha buildato Tifa e per chi ha la possibilità di sfruttare Tifa anche con l'arma nuova, ovviamente non direi di pullare su questo banner. Direi comunque di continuare a sfruttare Tifa, utilizzare le cure che Tifa riesce a dare con la sua nuova arma e i debuff che riesce a dare tramite Somersault, ovvero la sua limit. Mentre invece chi ha già Eris, come il sottoscritto, che per l'appunto aveva già Eris buildata con una Fairy Tail e con un'altra arma per fare danni, sostituire l'arma che fa danni con l'arma che mette debuff è molto comodo. È molto comodo perché permette comunque a Cloud anche di rimuovere l'Hard Edge, qualora ce ne sia occasione di rimuovere l'Hard Edge, e pompare con un'altra arma, magari gli HP, come per esempio possa essere la Booster Sword, quindi rendere Cloud ancora più forte, ancora più diciamo attivo dal punto di vista HP, perché comunque il debuff che ci interessa arriverà direttamente da Eris. Per quanto invece riguarda le armi da cercare nella wishlist, quindi cercare comunque delle armi complementari ai personaggi del banner, sicuramente le mie scelte ricadranno sulla Murasame, per chi ovviamente ha già pullato la Murasame e ne vuole approfittare per ottenere delle copie, e poi la classica intramontabile Hard Edge. Hard Edge che per me rimane una delle armi migliori di Cloud, anche da avere così semplicemente come scorta o semplicemente per modificare la build di Cloud, qualora non si possa utilizzare Eris, o comunque qualora Eris la si voglia utilizzare come attaccante magica e non come debuffer e healer. L'Hard Edge ci consente di debuffare la difesa fisica del nostro avversario, quindi Cloud ne ottiene un vantaggio estremamente importante. Terza arma che metto invece in questo caso come wishlist è sicuramente la Fairy Tail di Eris. Se non avete Eris e ovviamente vi volete buildare un personaggio come quello di Eris, sicuramente la Fairy Tail insieme alla Sun Umbrella permettono al personaggio di avere una build ben precisa. Permettono comunque di avere un personaggio completo con arma primaria e secondaria che possa fare cura e possa dare anche debuff, quindi un personaggio che sfrutta l'utility al 100%. E ricordatevi anche il fatto che infliggendo una riduzione di difesa magica, il nostro attacco farà comunque più danni successivamente, perché appunto il nostro avversario subirà più danni magici, quindi è comunque un win-win. E poi la Fairy Tail, perché ci consente comunque di curare il party in modo esteso, quindi cura del party AOE, e di conseguenza la consiglio proprio per questo motivo. Le altre due armi in realtà andrebbero in un posto vacante, e il mio consiglio sarebbe quello di mettere due armi del vostro terzo personaggio principale del team. In questo caso io ho messo Zac,
e rispettivamente, dato che è appunto il mio terzo personaggio del team principale, ho messo le due armi che al momento rendono il mio Zac forte per com'è, ovvero la Falcon, che per me rimane l'arma migliore di Zac in quanto sblocca l'attacco AOE aereo, quindi aeroga, quindi ci permette di fare danni AOE fisici di tipo vento, e non c'è praticamente nessun altro che fa danni fisici AOE di tipo vento, c'è solo Lucia, però Lucia li fa magici, quindi io preferisco ovviamente danni fisici perché abbiamo tutti i debuff fisici che vogliamo. È vero che con Eris abbiamo anche i debuff magici, ma come stats, come numeri, Zac è superiore, quindi meglio danno fisico, elementale vento. E poi la Zweihänder, che è non solo l'arma che ci hanno regalato all'inizio del gioco, ma è anche una delle armi con un moltiplicatore di attacco, quindi di core ability, altissimo. Di base addirittura, se non mi ricordo male, 540, anzi no, 500, e poi una volta maxato addirittura 780, vabbè, ma questo è diverso, però 500, quindi direi molto 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 elevato. E poi ovviamente anche come statistiche di base, la Zweihänder è una delle armi migliori di Zac, quindi sicuramente metterei queste due per il terzo personaggio. Poi se ovviamente utilizzate un personaggio diverso, mettete appunto le armi migliori per il personaggio che voi volete buildare. Se non sapete quali sono le armi migliori per i vari personaggi, ho fatto un video nello specifico che vi lascio praticamente qui nelle schede, e vi dico anche che il video che potete cliccare qui nelle schede, dove vi dico tutte le armi in generale dei personaggi, è un video sommatorio, mentre invece sto preparando praticamente dei piccoli video dove mostrerò tutti i setup dei personaggi con il loro equipaggiamento migliore e con il loro ruolo predefinito migliore secondo la mia opinione. Quindi vi dirò ogni personaggio con ogni ruolo e vi farò vedere anche il setup con le armi che giustamente dovranno utilizzare. Detto questo, non credo che ci sia altro da dire su questo banner. È un banner che, ripeto, è molto valido se possedete Eris già con la Fairy Tail e vi interessa un'arma che possa debuffare e che vi possa dare la possibilità di sfruttare Eris come utility in generale. Quindi non buildata come healer e attaccante magico, ma buildata solo ed esclusivamente come healer per poi sfruttare i debuff e aiutare il party a fare danni. Da un lato permetterà ovviamente al giocatore di buildare Eris in modo più semplice, perché potremmo concentrarci nelle substats di Eris a uppare soltanto HP e healing bonus, perché poi vabbè i debuff li applichiamo comunque a prescindere e ovviamente le cure vengono influenzate dal nostro potere di heal, quindi non dovremo dividere le substats tra HP, attacco magico ed healing se vogliamo una Eris come attaccante magica. Qui la possiamo sfruttare proprio come un personaggio di supporto al 100%. Per quanto riguarda Cloud, in realtà non c'è molto da dire, è un'arma buona se avete intenzione di combattere Ramu, ma sicuramente per combattere Ramu avremo modo di poterlo fare anche più in là, quindi non c'è motivo per me di lasciare. Detto questo, non c'è altro che devo aggiungere, spero che il video possa esservi stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate di questo banner, fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa tipologia di video dove parliamo nello specifico dei banner e della wishlist migliore per ogni banner associato, e come sempre noi ci vediamo con un prossimo video o qui sul canale YouTube oppure sul canale Twitch. Vi aspetto, bye bye!